Sono qua per presentarvi il convegno sulle sindromi dolorose urogenitali femminili. È la seconda edizione dopo il successo dell'edizione precedente, in cui Fisio e Sidney si sono incontrate insieme a relatori provenienti dal mondo della psicologia e quindi di altre discipline basate sull'uso del corpo, del movimento per portare benessere energetico, psicologico, fisiologico alla persona. Quindi il 7 dicembre e per tutta la giornata a Montegrotto Terme ci troveremo insieme a diversi professionisti appunto per illustrare tutta una serie di modalità dal Qigong ad altre discipline millenarie come lo Shiatsu e alla sessuologia moderna, al lavoro di coppia, alla psicoterapia focalizzata appunto sui traumi e sulle problematiche psicoemozionali che possono influenzare il funzionamento del corpo, per cui anche tutti i processi organici, in particolare appunto le funzioni della sfera urogenitale, dalla vulvodinia alla cistite, allodinia, dispareunia, tutte problematiche di sofferenza che grazie al sistema, all'approccio, diciamo, PNEI, che vede appunto questa interazione costante mente-corpo, in cui sistema immunitario, sistema muscolare, sistema nervoso e sistema emozionale, nostro sistema psiche, sistema emozionale, interagiscono. Poter conoscere questo ci permette al singolo professionista di creare anche una rete di dialogo e di collaborazione nella cura, nella presa in cura della persona, che in cui diversi sistemi interagendo poi lasciano delle conseguenze sul corpo. Noi riprenderemo tutto questo nei laboratori, nel workshop del giorno dopo, l'8 di dicembre, e per aiutare proprio anche i professionisti ad abituarsi a fare rete, a dialogare, a conoscere, ad essere curiosi e a confrontarsi con operatori di altri settori. Quindi un momento di scambio, di relazioni scientifiche, ma anche di contatto proprio tra i professionisti. Infatti la tavola rotonda, che poi ci sarà alla fine, permetterà proprio questa interazione anche con i partecipanti, con le loro domande, con le loro riflessioni e quindi la condivisione e la creazione proprio anche di veri e propri gruppi di lavoro.